lo scorrere inesorabile del tempo e l'immobilismo di questa terribile pandemia rende impensabile che il Milan di Pioli, poco più di un anno fa, a Parma otteneva una delle prime e sofferte vittorie sotto la gestione del tecnico e Milano. I rossoneri degli ultimi mesi del 2019 erano una squadra in difficoltà, incapace vincere e di reagire alla sfortuna e ai momenti negativi. Sono stati tantissimi i fatti accaduti in questo anno mondiale e rossonero. Sconfitte pesanti, il fondamentale arrivo di Ibrahimovic e la conseguente maturità di molti elementi della squadra. Tra questi, chiaramente, non si può non citare la crescita di Theo Hernandez, da terzino esuberante e indisciplinato tatticamente, il francese è diventato un laterale migliorato in difesa senza perdere la sua iconica esplosività. Grande maturità dal gol rabbioso e potente di Parma alle discese eleganti e coinvolgenti ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. È strano parlare di un primo e di un secondo Theo, nella sua esperienza in rossonero, ma la sua crescita esponenziale può portare a suddividere temporalmente la crescita di Hernandez, il laterale francese. Lavorando a stretto contatto con lo staff di Pioli, ha saputo incanalare le proprie qualità fisiche per sprigionarle anche nelle chiuse difensive oltre che negli strappi offensivi. Le partite con il Napoli, con il Bologna o con l'Inter, in questo senso, lo evidenziano, Theo non ha rinunciato alle avanzate offensive in questi match ma ha dedicato grande attenzione anche al contenimento degli avversari. Questa crescita è segnale di una grande maturità, acquisita in questi mesi grazie all'allenatore emiliano e al totem rossonero Ibrahimovic. Margini di crescita 23 anni, una stagione e mezza in rossonero e i cambi repentini nel mondo del calcio invocano la giusta calma. Theo Hernandez infatti è ancora coinvolto nel normale processo di crescita tipico della carriera di un calciatore, in questo percorso, quindi, ci potranno essere salite e momenti no ma anche rassicuranti discese e tanti momenti positivi. Quest'ultima metafora, in particolare, tende a sottolineare come i margini di crescita tecnico-tattica di Theo Hernandez siano ancora ampi. Theo, infatti, oltre ad acquisire ancora più consapevolezza difensiva potrà dosare nell'arco della partita la sua esplosività per sprigionarla nei momenti in cui la squadra avversaria è stanca e vulnerabile. Intelligenza abbinata a mezzi tecnici devastanti, con queste premesse Theo diventerà ancora più inarrestabile di quanto è già. Le firme non sono state ancora apposte sul contratto, ma è ormai la palissiano che a gennaio, con buona pace di mezza Europa, Dominik Szoboszlai si accaserà a Lipsia restando fedele alla casa Red Bull. Il Milan è stato vicino all'ungherese soltanto sulla carta, in un legame a doppio filo con Ralf Rangnick. Saltato uno è saltato anche l'altro. Lo scorso gennaio il ragazzo fu cercato da Boban, ma evidentemente la strada da compiere non era proprio in discesa. Fosse stato così semplice portarlo via dal Salisburgo, ora il classe 2000 sarebbe già in un club diverso dall'Lipsia. Un peccato, senza dubbio, ma ad oggi, tra la rivoluzione Rangnick con Szoboszlai e questo Milan, collaudato da Pioli, spinto da Ibra e i suoi tanti giovani, quasi nessuno sceglierebbe la prima. Ipotesi. Caccia al rinnovo Szoboszlai veniva considerato, soprattutto dai tifosi, l'erede naturale di Hakan Çalhanoğlu. L'ungherese avrebbe potuto facilmente rimpiazzare il turco in casi di addio che, va detto, non bisogna assolutamente dar per scontato. Il classe 94, pur non ripetendo i numeri clamorosi di quest'estate, sta dimostrando di essere un elemento preziosissimo, fondamentale anche per la mole di gioco e chilometraggio in zona offensiva. Se sì, riuscisse a raggiungere un accordo congruo col suo agente Gordon Stipic, proseguire insieme sarebbe probabilmente la scelta più saggia. Impensabile che il Milan possa mettere sul piatto 6 o 7 milioni di euro, conterà quindi la volontà del numero 10 di proseguire in un progetto roseo, piuttosto che cercare di replicare altrove, più ricco sì ma senza certezze. L'esempio di Eriksen deve far riflettere. Il piano B se non si riuscisse a convincere il turco, ipotesi da tenere in conto ma non dare per assodata, il Milan dovrà guardare altrove, ricordando sempre che tra le fila dei rossoneri, seppur in prestito, è già presente Brahim Diaz. Se l'ex Bayer Leverkusen dovesse andarsene, la permanenza dello spagnolo diventerebbe quasi scontata, magari con un acquisto a titolo definitivo. I piani di Maldini e Massara però spingono per la conferma del talento malaghegno a prescindere dal futuro di Çalhanoğlu. Da chi ha pescato così bene sul mercato, basti pensare a Jens Petter Hoeg, è logico avere buone sensazioni anche in vista di un'eventuale sostituzione di Hakan. Se invece il turco dovesse restare il problema sì, esaurirebbe all'istante.